signori, buonasera. Piccolo inconveniente iniziale, eh? È dura cominciare con un pubblico così di fronte. Comunque noi non abbiamo paura. Abbiamo sconfitto il maltempo e quindi comincio con il più classico degli inizi. Signori e signori, buon pomeriggio. Ma questo che sembra un inizio tradizionale si rivelerà l'inizio di una delle feste più movimentate e casiniste a cui avrete mai assistito nella vostra vita. Perché per la prima volta questa sera ad Appignano, su questo palco, salirà il pubblico. Adesso dovrei riprendere fiato da copione. E invece andiamo avanti. Questo è stato un inizio sfolgorante e adesso ci avviamo verso qualcosa di melodico. È un cantautore notissimo alle nuove generazioni. È sulla cresta dell'onda, si chiama Eros Ramazzotti. Questa sera per noi ce lo riproporrà Aldo, da uno dei suoi più grandi successi, Ciao Pa, Aldo Andreucci. Scusa se è da un po' che io non ti chiamo più, ma sai già come son fatto. Io però ti penso spesso, fortemente come adesso. Io sto bene, come no, ho mangiato del panino. Il lavoro fa così, chi dicono c'è crisi, ma io non mollo, no. Non ti devi preoccupare, oramai mi so arrangiare. Stai tranquillo, non frequento quelli che chiami brutte compagnie.
E questo è stato senz'altro un bel inizio, una bella voce, quindi le canzoni che seguiranno ci troveremo abbastanza in difficoltà, anche perché le canzoni che seguono sono canzoni abbastanza goliardiche, fatte con i cori, canzoni degli anni 60 che probabilmente molti di voi qui ricorderanno. E appunto perché abbiamo bisogno del coro cominciamo la sequela di Appignanesi che poi piano piano invaderanno e riempiranno questo magico palco. I ragazzi del coro, Martina, applausi, Michela, Mirella, Roberta, Loretta, Rosita, Monica, i ragazzi del coro, Fabrizio, Paolo. Scusate se è poco, eh. Questo è quello che passa il convento comunque. Allora, e questa canzone molto indegnamente la canto io. È Una ragazza in due, si intitola, probabilmente la riconoscerete. solo me amerà.
canzone nostra Bambignano. Soprattutto la notissima e chiarzosissima mamma Ginevra. Nello splendore della sua goliardia, in una canzone che è un inno alla vita e che è stata scritta nel 1922, ma è stata riproposta recentemente da un altro personaggio pazzo, anziché no, come Enzo Iannacci. Con la canzone Vivere, tararara, Paolo Massei! Penso alla commedia dell'amore, la tua donna recita di fa, non diventi allora privatore, e riprendi quel che tu vorrai, e lo so, tu terza scende giù una tela. Del mondo.
e la belva se n'è andata, ma ha lasciato al fine libertà, libertà, peggio ancora me. C'ho un padrone ancora della mia vita, c'ho un padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel patir che non sarebbe ritornata, ritornata, più bassa, tornata, tornata. Che più tardi nel proseguo di questo nostro fantasmagorico spettacolo Sandrina si esibirà in una canzone, vero Sandrina? Sei pronta? La voce come va? Adesso per fare la mamma di quel discolo di Mario sarà difficile, eh? Ma di Mario, qualche schiaffo, io un moglie ogni tanto, eh? No, una mamma brava, sì. Riuscirà il nostro eroe Mario a salire sul palco prima di notte? Hai posto di larga sentenza, intanto vieni qua. Dimmi una cosa, ma chi è che canta insieme a te quella canzone bellissima e canti dopo? Insomma, Flavia Fermani e Sandrina Fermani, tutti in famiglia. Sandrina, Sandrina, confidenziale, Sandra vuole essere chiamata Sandra, giustamente perché una che fa la mamma vuole essere chiamata Sandra. E... ma è una cosa. Sapete che mai? Sto sta un po' zitto, non ti fate così. Cioè questa è la saggezza dei bambini, no? Ma guarda la falange di destra come si scatena quando si tratta di dare addosso all'umile presentatore. Questa pagherete caro, pagherete tutti. Ma come si è chittato Mario? Che porta un fiocco, un grembiule? Vado al torno, all'asilo? Ah, giù del compagno tu? Mi preparare la merenda, sto a posto. Possiamo fare un'anticipazione sulla canzone che ci canterai dopo? Il titolo, almeno il titolo, perché qui ci stanno 300 persone che stanno in premenda attesa. Una canzone proprio altissima, due bambini. Quanti anni c'hai, Sandra? Ne ho 10. Madonna, la comincia a essere... ragazzi, ma hai detto che? Sta arrabbiato. Mario! Ecco, che fai? Un microfono, ce l'ho io. Ragazzi, io dico che bisogna accogliere a Mario con grandissimo applauso. Perché oggi è così così, ma pensate se facevamo il programma ieri sera con 8 gradi. Vieni, vieni Mario. Vieni, vieni. Ce l'ho qui il microfono, te lo metto io. Ah, devi fare l'ingresso, aspettate, lo vado a prendere io. Vieni, vieni Mario. Permesso? Vieni, vieni, te lo do in mano, vieni. Gentili idearzi, è più delle 7, svegliate! Ammo, ma! E tira via, sta persona 7:30! Adesso, ma! Sì, ammo, adesso! Voglio vedere quando ci vai stamattina alla scuola! E tira via, che sta persona 7:30! O latte, te si ghiaccia pure, no? Oh sì, visto, non è che 7:30! Legittimo, ma come diceva Leo quando lo chiama zia Zenà? O vedi, quando si prende stamattina? T'ho fatto pure mette scarpe del lupo rubabito e le che si era stato per quando moria e che io ti ho messo una parte per te perché so che ti piace tanto con la fibbia da una parte come ruesco, però non mette sempre questi piedi a luce in dentro, mi pare tutto fulvio del gnacchè e gnacchè di Pirella. Oma, oma, io quando le mettevo in fuori mi dicevo camminavo come il lumino.
Adesso mi dici che cammino come Ignazio e Fulvio. Mi sai come devo camminare? Come i cristiani, scendili, come i cristiani. Vabbè, camminerò come dici tu. Che cosa, Mario? Dai, piglia sul suo latte e tira via, che te voglio portare a scuola. Insabice sul suo pa. Oh, ma quante volte te lo devo dire? Caro pa, mi ci piace il l'ho bruscato. Perché almeno groscia sotto i denti. Questo mi pare tutta papparella. Parlerà quello che ce ne accorge sul forno di Gabriella. Tu mi dici, oh ma, oh, vamo a comandare il forno. Io c'era sulla Gabriella, mi diceva, gli dicevo, Gabriele, mamma farò pa. Mi diceva, per le 7 o per le 10, no? E lo delle 7 mi piaceva di più, perché quando facevi lo delle 7, facevi pure le frittelle. Allora, e lei mi piaceva perché anche il rumore vapo mi piaceva. Io ci metto lo zucchero, visto ci mettiamo lo sale. Così con la scusa dello sale, c'era la cantina del Giovanna, rinzapava e ficcava dentro lo coso, così con la scusa dello sale si faceva una foglietta e focava lì dentro. Oro babbo, quando era uno, ma adesso non ci faceva manca niente, adesso pensava a comprarnico, a comprare opà, a comprare le legna, a comprare un porco, a pagare un euro. A proposito, ma li pagate un euro sto mese? Se no lo patrò ci manda via da casa. Sì, l'ho pagato. E tu tira via il piazzo latte, che te sei ghiaccia. È più di un quarto che te l'ho cacciato. Vabbè, ma che devo fare? O sai lo che devo fare dopo? Devo uscire a fare faccende in 2 o 3 case. Se no, sto mese non se magna, Cindirì, non se magna. Oh, ma cominciamo un po' a sparagnare? E come? Intanto cominciamo a sparagnare i soldi della scuola mia. Oh, 30 soldi un mese, è poco, non è da che. Però è già qualche cosa, no? Non ti pare? Perché a me sta scuola mi sta proprio mi qui. Non mi piace, Gicce, non ci voglio più. E perché se ti piace tanto, Cindirì? Vuoi sapere mai? Io voglio sapere sì. Allora perché la maestra non mi fa mai montare sull'andingolo in d'angola perché ha detto che sono grande e grosso e posso gieppare, posso struccare le corde quando ho ciò. Hai capito? Quando imparerà a parlare con me io, Cindirì, non si dice andingolo in d'angola, ma sei giardalena. Sull'affare che fa... fa stracinella. Perché ha detto che se posso... Quando arrivo da piedi, se ci sta qualcuno che non è capace di alzarsi su, ci posso chiappare sotto. Scivolo, si chiama scivolo, capito? Vabbè, torna imparato a farsi le parole di luci grosse. Pare che si gira le scuole arde. Io non so girare le scuole arde, ma le comunali l'ho fatte tutte fino alla quinta alimentare e sono passata sempre. Voglio vedere a te ne andranno quando ci girai e lo che farai lo ci somaro. Oh, mica è vero che sono tanto somaro, sa? Perché se ero riuscito come dici tu, la maestra non mi faceva manco recitare. Ah sì, ti fa recitare, che parte di papà? Allora, io te lo dico, però non devi dire niente a nessuno, che ce l'ha fatto giurare davanti lui un bambinello. Hai capito? La commedia è fatta con 2 personaggi solo, la facciamo io e Alfonso Dusavestà. E si intitola Senza pietà, Alfonso fa senza. E tu fai pietà? Ho capito che razza di commedia verrà fuori. Adesso voglio vedere che mi ci ha messo qui il canestrello stamattina per far colazione. Ecco. Le solite fette di pacco, la mostarda, una mela, che l'ho rimediata per caso, e zucco di frutta. E che vuoli? Dì la mammetta tu quello che vuoli.
Era mattina. Lei che ha detto? Io le mangerio una bella coscetta di buio, all'usto magari, no? Poi una volta magari un po' di... una fetta di prosciutto. Un bello quarto di vino. Allora ci mi gustaria così a pure a scuola la mattina. E se sano, oggi ci mancheria solo un quarto di vino. A cui ci diventa alcolizzato come il lupo ruacuto, che noi si è scritto in peccato. E su, tira via. Pare che più apposta mettici tanto. A mo' mi fai arrabbiare, e se mi arrabbio sai che te fa. Te do tante chiappate a culo nudo che te ce l'ha solo te. Te ne approfitti perché sto troppo buona, eh? Oh, ma che t'hanno detto per farti arrabbiare luce tanto? Manco se te sei detto rosicotica. E tira via. Dai, dai, che già mi comincia a pizzicare ma. Quando va a gustare ma mi pare essere nato. Su, su, schifoso, non ti vergogni, grande e grosso. Se ti senti gente che ti dice chi è lu porco? Chi te ne arrampara di tutte queste cose? Io no, di certo, Cindilì. E zitta, ma che l'altra mattina, quando sono uscito la zia Creofe, ho visto che la figliola che è nata per ultimo, come cavolo si chiama? Ah, si chiama Eufemia. E gli mattina alle spalle per farglielo fa, perché sennò, ha detto, se non digerisce non si dorme. E così vale per quelli che va a scuola, no? Non ti pare mai. E tira via. Amo. Ormai me la sto per finire la poca pazienza che mi è rimasta. Sta a vedere tu che se mi metti i bagni da festa o iri. Oh ma che vuol dire i bagni della festa? E tira via. Oh ma, concedendo a go, adesso finché sei ghiaccia, te fossi in di e lo che ho raccontato e lo che ho fatto l'altra mattina con Marietta De Vici. Ah sì, e che gli hai fatto? Tu mi mandate a comprare 8 sordi d'olio, no? Come tante volte. Tu lo sai, io so birbo come un coso, no? Allora, quando cominciavo a mettere giù l'olio lì a vitriola per farlo uscire dentro una bottiglia, io ho cominciato a dire, oh Marie, ma sapete, è la barzelletta dello figliolo che mangiava insieme con tuo padre? E allora Marietta mi ha detto, intanto l'olio c'era ciò, Marietta mi ha detto, no, raccontala, e l'olio, intanto c'era ciò. Allora mi fa, io gli dico, allora c'era un figliolo che mangiava con tuo padre, e la luce non c'era, c'era il lumetto a petrolio appena appena, ma c'era pure la scarsa, c'era una pettarella di pa, una pettarella di salame appena appena, e due acidulia. A un certo punto sto figliolo gli fa, oh va, ma che lui ha nera cammina? E noi gli fa rubare, quando sei stupido, vuole camminare l'ulia nera. Dice, allora mi sono mangiato un magnapà. E tanto Marietta si è scombisciata da rurire, però lui ora ci dice tutto, però tu ma non ce ne devi far caso, perché quando ti pesa lo zucchero a farina, o la pasta, tu ci devi stare attenti perché gli dai una botta di sessola sul piatto e te frega. Allora che succede? Che gli si fa riguardare e noi rimaniamo sempre al retro. Meno male Cindilichi finito. Certo che voi altri moderni ne sapete più una del diavolo, Sarvenno. A proposito, Cindilì, ti rifatto signora Croce stamattina? No, no, non me l'ho fatto e non me lo fa. E dai, fatti, rococco de mamma. Non me lo fa, non me lo fa stamattina, non me lo fa. Se te lo fai dopo mamma, sai che te fa? Te compra pizza e lo che cipolle che ti piace tanto. Allora può essere pure. Allora, il nome del padre, del figliolo, Spirito Santo, amen. Toh, a mo' tengo cucumi, il signora Croce ti rifatto, a pizza non te compro più. Allora, io me lo scancello, e me lo scancello, Ormai, vale il lucro che ti fatto.
E Gimmo subito era a scuola. E Gimmo subito era a scuola. Saluta a tutti, fai una riverenza, Gimmo. Il zinale con mi tira la capure scale, no? Sì, sì. Vabbè, ciao. Cominciamo. Roberto Andreucci alla batteria. Roberta Marconi, chitarra base. Silvio Messi, tastiere. Fermani Giorgio, al basso. Scattolini Fabio, voce solista. Le vocalist, Martina e Michela Bartoloni. Secondo me cosa si è che mi ha fatto se non fai un cazzo. Thank you.
di fronte a un complesso di professionisti. Chiaramente la differenza stridente con il nostro dilettantismo salta agli occhi. E adesso un breve break, passiamo ad un altro intrattenimento, passiamo ad un po' di cabaret e ad un personaggio che a me è particolarmente caro. Abbiamo cominciato insieme e insieme abbiamo proseguito in questo nostro cercare di divertirci facendo divertire. Senza di lui mi sento solo sul palco, senza di lui ci sentiamo tutti soli. Più che un amico, un fratello, piangente. Con le sue imitazioni di quattro caratteristici personaggi apinesi, ecco a voi Fabrizio Tantucci! L'amico di tante battaglie. Dunque, Fabrizio ci propone quattro personaggi apignanesi. Questi quattro personaggi sono talmente noti che tutti voi di Appignano li conoscerete. C'è gente che non è di Appignano, ma comunque afferrerà sicuramente il senso e la comicità di questi nostri piccoli interventi. Questi quattro personaggi, adesso Fabrizio ci dirà chi sono. Allora, anzitutto, buonasera a tutti, signor Nicola Centricimo Curubilo. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Anche quest'anno sono stato chiamato a questo arduo compito e voglio cominciare dicendo subito una cosa. Io cercherò di imitare quattro personaggi caratteristici di Appignano e sono esattamente il signor Tibaldi Valfrido. Un applauso a questi personaggi che si sono prestati così simpaticamente a questa nostra bonaria e del tutto familiare. Il signor Tibaldi Valfrido. Il signor Edoardo Benigni, ex principe del centro storico e attualmente re assoluto di davanti la Chiesa Vecchia. Attualmente titolare di una fornitissima profumeria vicino la chiesa, poi potete andarla anche a visitare. Il signor Bruno Pozzi, famoso da Pignano per il suo tifo sfegatato per la Juventus. E il signor Carlo Comaschi, che è attualmente gestore del circolo cittadino e si è reso noto nel paese per la sua attività politica svolta da vice sindaco e per l'attaccamento ai colori sociali della squadra del Milan, la grande squadra che gioca in Serie A. Quindi io adesso, signori, cercherò di farvi immaginare un dialogo di queste quattro persone. Cioè tutti e quattro parlano senza sentire mai la mia voce. Ovviamente io farò domanda e risposta, mi alternerò le voci. E mi sono scritto qualcosa perché la cosa è un po' lunga, non è che... Grazie! Un bel applauso fatemi perché ne ho bisogno. Stare di fronte a voi è un'emozione, credetemi! Ciao Andrea! Allora, anche quelli della Menocchia piangono. Allora, se il signor Tibaldi fosse salito su questo palco, avrebbe forse cominciato una sua ringa più o meno in questa maniera qua. Scusate un attimo, non vorrei interromperti, ma ci sono questi bambini qui davanti, qui ci sono delle altissime tensioni, sarebbe abbastanza pericoloso. Quindi le rispettive madri sono pregate di recuperare ognuno il loro bambino. Grazie, scusa Fabrizio. Per questioni di sicurezza. Allora, il signor Tibaldi avrebbe cominciato così. Innanzitutto voglio ringraziare voi tutti per essere intervenuti alla seconda edizione delle giornate settembrine. Un ringraziamento particolare va al comitato organizzatore, il quale mi dà ancora la possibilità di dire due parole in favore dell'appignanese. Si sente bene? Gesù mia? Siccome tante volte, e anche io tante volte comincio ad avere una certa età, non mi ricordo più quello che devo dire, no? Per questo me l'ho scritto su sto foglietto piccoletto che adesso vi leggerò. Sarò breve. Ormai tutti sanno con quanta passione, dedizione, attaccamento, accanimento, volontà,
Spirito d'iniziativa. E che più ne metta, perché io non ne dico più, se no mi viene da piangere. Mi sono prodigato e ancora mi prodigherò per i colori dell'Unione Sportiva Pignanese, affiancato sempre da validi collaboratori come, ne cito uno per tutti, il signor Edoardo Benigni, noto forse più alle signore di Appignano come titolare di una fornitissima profumeria. Prima di cedere il microfono a Edoardo, voglio concludere il mio discorso lanciando un appello. Sapete tutti che la grande Appignanese ultimamente ha attraversato qualche piccola disavventura. Quindi io mi rivolgo a voi, adesso più che mai c'è bisogno del vostro supporto morale, del vostro calore e della vostra partecipazione. Ho concluso e lascio il microfono a Edoardo. Io mi associo con quello che ha detto il signor Pilotti. Ma che c'è da dire? Questa è una cosa seria. Ridimo. Perché se c'è da gioire, gioiamo insieme. Ma se c'è da soffrire, bisogna soffrire insieme pure. Non facciamo soffrire a noi altri, no? Se no mancano profumo, eh? Che dici, Alfredo? L'Unione Sportiva Pignanese, dovete sapere, che è nata nel 1965 e ha disputato il suo primo anno calcistico nel 66-67, militando nel campionato di seconda categoria, fino ad arrivare al campionato di promozione vincendo il campionato di prima categoria nell'83-84. La squadra era guidata da Venturini prima e Giulianelli dopo, e come se non bastasse, vincemmo anche la Coppa a venire, ve sta bene? Edoardo, tu che dici? Io invece vorrei ricordare un altro avvenimento della storia dell'Appignanese molto importante. Quando il momento del campionato di seconda categoria nel 72-73, e sempre l'anno lì, il momento anche del campionato regionale, per esempio, a finale fu giocata a Loreto contro il Marzocca. Il Marzocca. E quando siamo contenti, piagnemmo tutti. E mi ricordo che c'era vicino a me Bruno Vozzi, e piagne anche Bruno Vozzi. È vero, Bruno? E no, io quando ero contento mi sono buttato a portare, mi sono buttato tutto. Oh. Ma te la ricordi, Bruno? I giocatori di Pignà. Grazie. Più forte! Te la ricordi la formazione di Pignà, i giocatori che giocavano con Pignà alla volta? Me la ricordo, quei spettatori mi ricordo. Ah, allora io la sua formazione, allora giocava a porta un portiere, a difesa i difensori. A se non sai questa formazione, Bruno? A so, allora, giocava Giulianelli Tiziano, detto Cinzio. Sinti Volfango, detto Bon. Cossali Giuliano, detto non lo so. Fammi nome Giancarlo, detto Ufetoccio. Luccioni Ermanno, detto Upippo. Scala di Giuseppe, non mi ricordo come si diceva. Giulianelli Emilio, detto Tataro. Semponi Giancarlo, detto Tempa. Raffaele Leonardo, detto Cico. Giulianelli Fabio, detto Fafo. Carracini Gianni, detto Usotocapo. Scusate perché mi perdo i fuochi. Olivieri Giuseppe, Peppe Nene, Maggiore Omero, Memo, Puccino, Marocchi Leo, Upucci, Tanduccio Mauro, Ugnorante, Petrelli Antonio, Corvedù, Capo Cannoniere, l'anno è stato Carracini Gianni, 19 gol segnato. E l'allenatore, sapete chi era? L'allenatore era Dario Mora, il grande Mora. Detto una sola. Una sola che c'è una sua piccola. Infatti, sa carta d'identità, gli ha fotografia del profilo, se no gli si chiudeva.
giocava tutti i Pignani e adesso invece c'è pochi Pignani. Ti rispondo subito, caro. Perché sono i ragazzi di Pignani. Ci si fa poco affidamento, caro Torino, senza che mi guardi. A quelli di Pignani gli piace più il pallone, più le ragazzette del pallone, mi sono sbagliato. Ti posso fare un esempio. Qualche anno fa, con la Pignanese, giocava un ragazzo molto promettente e bravo. Era un campione, sa, oh, mica scherzo. Si chiamava, non faccio nomi, ma solo i cognomi, un certo Tantucci, lo conoscete? Sole! Il figlio dello Scopino. Quello era bravo, ma faceva un allenamento sì, e tu no? E quando lo faceva, c'erano le ragazzette di fuori che lo aspettava. Dimmi tu adesso. Io stupido, io faccio uguale. Oh, oh, oh. E adesso immaginate sempre questi quattro personaggi che si dirigono da Borgo, dove si è svolta questa immaginaria conversazione, lentamente verso i locali del circolo cittadino, dove, vestito adeguatamente con una giacca rossa bardata di nero, c'è il gestore, il nostro caro amico Carlo Comaschi. Signor Comaschi caro, che come ho detto precedentemente si è reso famoso qui ad Appignano per la sua attività politica e per l'attaccamento ai colori sociali del Milan. E quindi... Oh, qua ti metto arrivare a sedere, io ho ordinato qui. Tu che pigli, Valfredo? Io piglio un crodino. Tu, Edoardo? Piglio un crodino pure io. Allora, Carlo, mi fai due crodini e a me mi fai un bicchiere d'acqua. Cosa hai detto? Un bicchiere d'acqua? Ma sei impazzito? Ma ti vuoi suicidare? Ma... Ma... Comunque... Io non la capisco mica questa gente cosa mi faceva. Comunque sono 7.000 lire. 7.000 lire? Abbi pazienza. 2.000 lire sono i crodini, 5.000 lire l'acqua, in tutto fa 7.000. 5.000 lire l'acqua? Ma ti ci ho dato pure la zazzina dentro, non la vuoi pagare? Tu Carlo, ti posso fare una domanda? Certo Edoardo, dimmi pure. Ma a te ti piace o non ti piace il pallone? Ma dimentichi che io sono un tifoso sfegatato della squadra più forte del mondo, e che è il grande Milan. E dopo che hai visto giocare il grande Milan, e cosa vuoi vedere più giocare a calcio? E che se non fosse per mia moglie, io mi metterei le treccine come Gullit. Sarei bello, secondo voi? Beh, effettivamente Carlo, il Milan comincia a essere una squadra brillante. E cosa mi ha chiesto? Un'acqua brillante? Mi dispiace ma l'ho terminata proprio adesso. E anch'io ho terminato, signori.